Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati da parte di Monica Celegato. Eccoci all'appuntamento con Pillole di benessere. Prima di iniziare ricordo il sito www.benessereinradio.it. E adesso vi presento la nostra graditissima ospite, che è operatrice e insegnante di UAZU, che è Shakuntala. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno Monica, buongiorno a tutti. Allora, tutto bene? Tutto bene, sì. Sembra strano, ma immergersi nell'acqua calda, 35 gradi, con questo caldo fa stare benissimo. Vedi, ma in effetti è una cosa che suppongo in questa stagione, che poi è una stagione un po' strana, cioè questo caldo nella fine di agosto è indubbiamente un po' strano. Però dico, è una cosa che ti invoglia molto UAZU in questa stagione, beh, anche in inverno, però voglio dire, adesso entrare in piscina con quest'acqua leggermente tiepida credo sia una bella cosa, no? Esatto. Sembra strano dire che vado all'eterno e immergermi in acqua calda, e invece è proprio l'ideale, perché almeno non si subisce l'umidità esterna, ma si sta in un ambiente in cui il corpo è proprio la temperatura giusta. Esattamente. E in più ci si rilassa. Esattamente. Ecco, infatti hai usato adesso questa parola del fatto del subire l'afa, no, Shakuntala? Perché in effetti una delle cose più belle di fare UAZU è proprio molto probabilmente lo scambio che si ha, no? Perché non c'è un subire, non c'è una cosa che uno ha, è uno scambio, suppongo. Esatto. E poi è strano sentire parlare le persone quando raccontano. Sì. Alcuni dicono: ho subito un massaggio, ho subito un qualcosa. Subire mi fa venire in mente un qualcosa di passivo, e quasi che ci si deve stare per forza. Sì, in effetti non è una cosa gradevole. Esatto. Alcuni dicono: ho fatto un massaggio, anche quando è stato fatto a loro. Sì. E lì a me fa venire in mente un'attività fisica, un fare, una fatica. Certo. Nel UAZU c'è una terminologia ancora diversa, che è il dare e ricevere. Sì, questo credo che già renda molto l'idea, già rende molto l'idea. Dare e ricevere credo siano due parole magiche. Esatto, soprattutto perché a prima vista c'è un operatore che dà una sessione a una persona che sta ricevendo, che è distesa, che è sostenuta dalle sue braccia. Certo. In realtà è una sorta di circolo virtuoso tra le due persone, grazie proprio alla comunicazione che l'acqua consente di fare. Sì. L'operatore dà il sostegno, la persona che è sostenuta lo riceve e a sua volta dà fiducia all'operatore e si lascia sostenere. L'operatore ringrazia di questa fiducia ed inizia veramente proprio uno scambio di stimoli e di risposte, quasi proprio fosse un dialogo. Alla fine l'operatore può uscire comunque un pochino stanco, perché va bene, è sempre un'attività un po' impegnativa, però ne esce arricchito. E la magia del UAZU è proprio questa: scoprire che nel dare si riceve tantissimo. È vero, questo è verissimo. Infatti, quindi, non sbagliavo quando dicevo all'inizio che una delle magie proprio di questa disciplina è proprio lo scambio, no? Lo scambio tra persone, che purtroppo sta diventando una cosa sempre più rara, no, Shakuntala? In effetti. Esatto. È una cosa che trovo abbastanza drammatica, però purtroppo va bene. E so che, tra l'altro, a settembre sarete a Vicenza, no? Esatto, io sarò a Vicenza per condurre un Basic UAZU. Sì. Che è un corso aperto a tutti, non ci sono assolutamente prerequisiti particolari. Ed è il weekend introduttivo proprio alla conoscenza del UAZU. Si apprende una brevissima sessione, una brevissima sequenza, ma l'attenzione è proprio focalizzata sulle proprie percezioni e sullo stare insieme agli altri in uno scambio sempre continuo di dare e di ricevere, dare sostegno, ricevere sostegno, dare la propria presenza, il proprio ascolto,
e ricevere ed essere a propria volta ascoltati in questo ambiente meraviglioso che è quello dell'acqua. Senti Shakuntala, ma tu che sei giustamente un'operatrice e una maestra, hai sicuramente vissuto sia il dare che il ricevere da questa disciplina. Sei in grado di dirci se è più bello dare o se è più bello ricevere? Ah, è difficile. È immagino. Difficilissimo veramente, sì. Perché da operatrice ovviamente quando si lavora tanto ricevere è sempre una pacchia, perché si ha bisogno anche di ricevere per essere nutriti. Però mi capita molto spesso quando ho delle persone, magari soprattutto persone che non hanno confidenza con l'acqua, sì, e che iniziano rigidi, un po' aggrappati, oddio cosa mi succede, e poi regalano veramente una fiducia, un abbandono, e alla fine è proprio come se fossero, e anzi sono nati in acqua, ma come se fosse proprio diventato il loro elemento, e molti ringraziano per questa cosa, ma è un qualcosa che arriva da loro, e per me è un regalo, perché proprio mi hanno dato fiducia. Certo. La stessa cosa succede quando conduco i gruppi. Mi viene data fiducia da tutte le persone che arrivano lì, la maggior parte nemmeno magari ha visto o conosce Ewasu perché l'ha letto sul giornale o magari ha visto qualche video, alcuni nemmeno quello. Certo. E mi regalano questa fiducia e si mettono in gioco tantissimo. Il mettersi in gioco per quello che si è un qualcosa che nutre. Quindi già, dando, passando le mie conoscenze, passando la mia passione, ricevo veramente tanto. È sottilissimo il confine. Sì, credo anch'io. Tra quale dei due piace di più? Già, credo in effetti per quello avevo premesso se sei in grado di rispondere, per il fatto non certo che pensavo che non avessi le capacità, ma perché proprio pensavo che il confine è talmente sottile tra il dare e il ricevere in questa disciplina che non credo sia così facile scegliere una delle due. Giusto. Esatto. Ecco. Esatto. Allora, invece per sì, voglio dire, è un concetto dove questo confine è sottile, forse nel Wazu, no? In tante altre cose magari è più bello dare, in tante altre è più bello ricevere, però anche la gioia del dare, del donare, credo sia una cosa veramente bellissima, no? Cioè procurare del benessere a un'altra persona credo sia una delle gioie proprio. Sì, e da qui proprio un po' come l'acqua che non trova confini e porta informazioni da una parte all'altra, proprio rispetto a ricevere, così come Wazu è un dare o un ricevere, ci sono anche delle meravigliose esperienze nella vita che si possono provare, in cui la gioia di dare è enorme, è la possibilità di poter dire ho dato qualcosa di me, sì, e ho salvato una vita. Ah beh, sì, in questo caso credo che la cosa sia assolutamente incredibile, e infatti so che tu tra le cose meravigliose che fai, sei anche una donatrice di midollo, giusto Shakuntala? E infatti mi sono iscritta all'ADMO, l'Associazione Donatori Midollo Osseo, circa 8 anni fa, e ad aprile di quest'anno ho avuto l'onore e la fortuna di essere chiamata, di risultare compatibile con un bambino e di poter donare il midollo. Il donatore di midollo, rispetto a quello un po' di sangue o di emoderivati, è un po' un donatore atipico. Sì. Perché si può donare una sola volta nella vita, eventualmente si resta disponibili per una seconda donazione, ma solo per la persona a cui si è donato la prima volta. Okay. Proprio perché comunque è impegnativo come tipo di dono, però la gioia di sapere che questa sacca di midollo che è stata prelevata è arrivata ad un bambino molto piccolo, nel mio caso, ma può essere anche una madre, un padre, un nonno, quindi possono essere un po' persone di tutte le età. Certo. Sapere che questa sacca ha donato la vita a un'altra persona è bellissimo, ed è importante anche proprio diffondere questa cultura della donazione. Sì, in effetti sarebbe importantissimo.
e anzi ci adopereremo sicuramente, Shakuntala, per avere magari un contatto con questa associazione, e magari parlare proprio della donazione del midollo osseo, che è davvero una cosa che bisognerebbe mettere in preventivo di fare, perché davvero un gesto in questo caso non piccolo, perché la donazione del midollo è un grande gesto, però che salva una vita, e quindi insomma credo che bisognerebbe pensarci seriamente. E io ti faccio assolutamente i complimenti, Shakuntala, per quello che hai fatto, per la grande cosa che hai fatto. Senti, quindi noi parleremo anche più avanti di questa straordinaria donazione del midollo. Invece con te ti ritroveremo, il primo appuntamento che hai in giro per l'Italia è a Vicenza, o ce n'è uno prima, Shakuntala? No, a Vicenza, 17-18 settembre. Perfetto. A Vicenza. Sì. E il secondo appuntamento legato poi alla donazione del midollo è un appuntamento che si verificherà in tutta Italia. Sì. Sabato 24 settembre. Bene. Sarà la giornata di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo. Perfetto. E nelle maggiori piazze delle città italiane ci saranno i clown di corsia che affiancheranno i volontari ADMO per diffondere ancora di più la cultura della donazione, per diffondere la conoscenza di cosa è la donazione del midollo di sangue e degli emoderivati. Io sarò presente come testimonial, essendo di Viterbo, nella piazza del Sacrario a Viterbo, quindi se c'è qualcuno della Vicenza vuole scendere a conoscermi, qua. Benissimo, va bene, allora parleremo sicuramente nel dettaglio anche di questa giornata importantissima della donazione del midollo. Io intanto ti ringrazio. Il sito di Watsu Italia, Shakuntala? www.watsu.it. Perfetto, lì troverete tutti i particolari e i dettagli. Non posso far altro che dirti grazie, ma proprio un grazie a caratteri cubitali, Shakuntala. Buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao. Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere in un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.